Ecco, svegliamo un retroscena a proposito di testimone, perché lì non siete arrivati come No, testimone. Io mi sono informato e il primo incontro con questa ragazza, Martina Colombari, ho visto Martina che si siede a terra e dice: vi voglio avere vicino, vi voglio poter toccare, mettetevi a terra. Quindi arriva un testimone noto. una delusione enorme, perché io mi aspettavo di sedermi a terra ed erano tutte sedute su una Poi seggiola. arriva Oscar Avevo invece già tu fatto il lo salto switch. evolutivo. C'era la platea, tutte le seggiole, grande delusione, perché io sono per l'intimità, la vicinanza, la prossimità, ed ecco, L'hai creata dopo, in realtà, hai è superato. stato Cioè, così. Per com'è? noi è stato diverso, perché non c'era la presenza di un uomo con noi, tranne che del loro direttore sanitario e del mio agente e del mio personal trainer. Io sono andata in una giornata un po' particolare perché era la giornata mondiale in difesa dei diritti scusami, era la giornata dei disturbi alimentari. Ah, ok, quindi. Quindi per loro era comunque una giornata di festa, passami il termine. Mi hanno accolta molto bene e soprattutto poi loro si sono raccontate. A differenza dell'incontro che abbiamo fatto con Oscar, c'è stato uno scambio maggiore proprio perché hanno raccontato le loro vite, le loro storie. Quindi con percorsi di grandissima sofferenza, con difficoltà a guarire, molti momenti di commozione perché poi sono talmente fragili, molte si addormentano, sono proprio borderline fra la vita e la morte, molte di loro. I casi di Villa Miralago sono molto gravi. Loro prendono questa energia, questa adrenalina proprio i loro parametri vitali, è come se fossero già arrivate purtroppo. Però questa adrenalina è quello che le tiene in vita ed è incredibile, no? Loro si sono raccontate, poi mi hanno fatto mille domande perché erano curiosissime di sapere, ma chiedendomi anche consigli, cioè volendo da me delle risposte. E io ero a volte anche a disagio perché le domande che mi ponevano erano veramente impegnative, veramente toste. Cioè, a un certo punto gli ho detto: ragazze, io sono una di voi, nel senso non sono un esperto, non sono un medico, non sono una psicologa. Da quell'incontro lì poi sono nati anche degli scambi via lettera, mi hanno scritto delle cose bellissime e quello che veniva fuori più spesso era l'avermi accettato come una di loro. Uno di questi titoli era La vita non è come appare, perché loro pensavano che arrivasse Martina Colombari, il testimonial, l'influencer, quella che ha 1.000 follower su Instagram e che però invece alla fine siamo tutti uguali, no? Quindi chi in un modo o chi nell'altro, chi una sofferenza per un lutto, chi per una delusione amorosa, però la vita è uguale per tutti. E invece l'incontro col manager noto di banca com'è stato? In più uomo, quindi, cioè, Oscar ha dovuto scalare per arrivare ad agganciarle. Poi su questo sei bravissimo. Vabbè, io non sono arrivato in quel caso nella veste di manager, tantomeno di banca, ma diciamo che appunto, come anticipava prima Martina, c'era stato il pretesto era stato quello Del del libro. libro, no? Quindi, pur da non scrittore, cosa che appunto non sono, nonostante abbia scritto un libro, almeno non mi voglio fregiare di questo titolo, il pretesto era stato il libro, quindi diciamo ero più nell'abito del divulgatore o dello scrittore. Peraltro il libro si presta anche a contesti come questo di Villa Miralago, perché poi di fondo alla fine il libro vuole essere una grande suggestione, in alcuni casi anche provocazione, a dare un senso più profondo, no? Anche alla nostra quotidianità che troppo spesso ci sembra troppo banale, assumerci quei piccoli atti di responsabilità appunto quotidiana con lo scopo di fare la differenza non solo per sé e per gli altri. E come mi era già accaduto nel caso degli incontri fatti penso a San Patrignano con i ragazzi che stanno facendo un percorso di fuga dalla tossicodipendenza con gli stessi carcerati. Per i carcerati anche lì è curioso perché parlare di alcuni temi con persone che magari non hanno neanche più la libertà, neanche tra tanti anni poter uscire, no? Perché quando parli con l'ergastolano, parlare di alcune cose in un mondo che anche fisicamente è così circoscritto diventa complicato.
E che comunque è sempre una dipendenza come quella dell'anoressia. Assolutamente, anche quella, assolutamente. Sono entrambi prigionieri, anche se in maniera diversa. Ma lo siamo tutti, noi dobbiamo anche un po' così arrenderci al fatto che, almeno questo è il mio pensiero maturato fino ad oggi, abbiamo tutti la nostra prigione fatta di convinzioni, condizionamenti, abbiamo alle nostre finestre ciascuno le proprie inferriate, no? Ecco, però detto questo bisogna trovare una via di fuga da questo mondo, ciascuno deve trovare la propria, e io credo che persone che hanno avuto, qualcuno direbbe la sfortuna, io preferisco essere neutro, di fare percorsi di vita più complicati, siano potenzialmente un grandissimo dono per l'umanità. E quindi il pretesto era quello quasi provocatorio di... Madre Teresa dice sempre, Franklin quando incontri lui diceva, incontri qualcuno, questo qualcuno una volta che vi lascerete sia migliore di prima che vi incontraste, no? Io sono arrivato lì con il sogno di poter dare il mio contributo a loro, ma di andare anch'io a casa migliore. E la provocazione forte è stata: andate nel mondo e raccontate la vostra storia, perché tutti noi ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo, poi per alcuni diventa una malattia, per altri diventano altre cose, ma ne farei una categoria. Se tu ti pensi un dono, automaticamente ti piacerai. Se non riesci a pensarti un dono per gli altri, sarai sempre manchevole di qualcosa ai tuoi occhi. Ed è un gran peccato, perché siamo tutti uno scrigno di abbondantissimi tesori. Quindi ho detto, guarite in fretta. Secondo me anche il concetto della malattia serve un po' da indagare. Perché il mondo, noi abbiamo donato il libro, c'era un'idea bellissima, ha fatto il segnalibro che abbiamo aggiunto al libro che abbiamo donato loro. L'idea era proprio sul segnalibro che il cielo viene tutte le stelle per splendere, no? E una stella viene valorizzata grazie al buio, se no oggi se noi guardassimo il cielo in questo momento non vedremmo stelle, no? Perché c'è la luce. Quindi il momento di buio è un momento importante per una stella per splendere. Siccome il mondo ha bisogno di tutte le sue luci, anche quelle 60 ragazze di Villa Mirlago, è auspicabile che imparino a splendere, così come parete a noi.